Con il numero 25 Elisa Giovannini, con il numero 44 Emma Girlanda, con il numero 82 Anna Chiara Campestrini, con il numero 99 Arianna Buratti, allenatrice la signora Sonia Giovannini, arbitrano l'incontro i signori Marco Di Domenico e Lorenzo Fornasier, commissario FIGH Walter Fabian, buona partita a tutti. È già in diretta, eh? Buonasera a tutti amici spettatori di Eleven Sport. Questa sera a mezzo corona va in scena la decima giornata di ritorno che vede opposte la formazione di casa del mezzo corona, terzultima in classifica in questo momento, e la formazione del Cellini Padova che si trova a 15 punti, a 17 punti scusate, quintultimo in classifica. Una gara importante sicuramente per entrambe le squadre, il Cellini per evitare i play-out, di entrare fra le quattro formazioni che si giocheranno i play-out, e per il mezzo corona per evitare quell'ultimo posto che significa retrocessione diretta. Si aspettano questa giornata e poi l'ultima sabato prossimo, aspettano le formazioni sia per quelle interessate ad entrare nei play-out che quelle interessate alla retrocessione diretta. Sono tutti scontri decisivi e saranno giornate al Cardio Palma. Gli arbitri hanno dato il via all'incontro e la palla è al mezzo corona che incomincia a farla girare. Saranovic passa italiano, Saranovic, Girlanda al centro, Campestrini terzino sinistro, Dalla Valle Saranovic con un tiro da fuori segna il primo gol per il mezzo corona. Rimessa per il Padova. E segna il numero 33 Maffo Lilian, riuscendo a penetrare e a nella rimessa Anna Chiara Campestrini segna il gol del pareggio, ma subito il Padova riporta in pari con la difesa del mezzo corona poco attenta in questo momento. Mezzo corona nuovamente fa girare la palla con la difesa del Padova schierata, Saranovic, Girlanda, Campestrini, Girlanda, Saranovic, esce Vegni, il pivot, ecco di nuovo la palla a e Campestrini passa una palla meravigliosa a Vegni che però si fa parare il tiro, contrattacco del Padova e parata di Niki Razzica. Ha stoppato il tiro di Bevelin e Gianrua. Nuovamente il mezzo corona in attacco che fa girare la palla. Dalla Valle prova a penetrare ma viene fermata fallosamente, quindi rimessa dai 9 metri. Nuovamente la palla che gira
Saranovic, Girlanda ancora, ecco fallo su Vegni, trattenuta dal difensore del Padova. Nuovamente palla da Saranovic a Vegni, fallo ancora del Padova. Gol del mezzo corona di Emma Girlanda, trova un tiro che rimbalza sulla traversa e poi finisce in porta. Adesso il Padova nuovamente in attacco. E il numero 14 Diogap Vanessa segna. La difesa poco attenta in questo momento del mezzo corona che riparte in attacco. Però Vegni non riesce a intercettare il passaggio di Campestrini, per cui il Padova ritorna ad attaccare, fa girare la palla, però Bevelin la perde e quindi rimessa laterale per il mezzo corona che torna ad attaccare. Squadre che puntano sicuramente sulla velocità, le difese fino ad ora non particolarmente attente. Passaggio di Dalla Valle che però viene intercettato dalla squadra avversaria e nella tentativo di contrattacco del Padova, però la palla viene passata. Ecco Saranovic da fuori, trova di nuovo il 7 e segna il vantaggio per il mezzo corona. Il mezzo corona si porta sul 4-3. Rimessa da centrocampo. Dio Vanessa, Diogap, Maffo. Nuovamente Maffo. Meneghini. Dalla Valle riesce a fermare Meneghini che veniva. Bevelin. Difesa del mezzo corona e Bevelin e Gianrua prende il pallo, la palla finisce in fallo laterale. Il mezzo corona può nuovamente andare in attacco e ragionare un attimino. Anna Chiara Campestrini ha preso una botta ed è uscita ed è stata sostituita da Aurora Gislimberti che penetra e segna subito il doppio vantaggio per il mezzo corona, più 2 mezzo corona. Padova che prova in velocità, però la difesa del mezzo corona è attenta e riesce a piazzarsi e quindi il Padova riprende a far girare la palla ragionando. La difesa del mezzo corona questa volta molto attenta, riesce a fermare Diogap Carelle, nuovamente a Beverly. Maffo, Beverly, Vanessa Diogap che tira, però la palla finisce fuori e il mezzo corona. Un brutto passaggio del mezzo corona che si fa intercettare e però poi la palla finisce per essere toccata alla fine dall'attaccante del mezzo corona e finisce in fallo laterale, quindi nuovamente palla per il Cellini Padova che la fa girare cercando di trovare un varco fra le fila del mezzo corona. Mezzo corona sembra attento in difesa.
palla contropiede del mezzo corona, palla da Saranovic a Aurora Gislimberti, che però sola soletta tira alto e sbaglia la porta. Quindi nuovamente palla per il Cellini Padova, che può riattaccare, no? Mezzo corona avanti di 2, 5 a 3 dopo 8 minuti del primo tempo. Padova fa girare la palla e non trova Varchi, però erano passi, l'arbitro ha fischiato passi per Bevelin e Gianrua, che non ha trovato la compagna grazie a una difesa attenta del mezzo corona. Cambio, Saranovic adesso a terzino sinistro, Gislimberti a terzino destro, Girlanda e Gislimberti da fuori in doppio appoggio, tira e segna il vantaggio del 3, 6 a 3 per il mezzo corona. Padova che attacca, rigore perché Bevelin si infila fra due difensori e però viene fermata fallosamente, anche se Niki Raksica aveva parato il tiro dai 6 metri. Rigore che si appresta a tirare Dio Gap-Karel contro Elena Pedron, che intanto è entrata. Dio Gap segna il 6, il 4 per il Padova, quindi mezzo corona 6, Padova 4. Torna in campo Niki Raksica e il mezzo corona rifà girare la palla. È in attacco. Saranovic che passa a Vegni, però Vegni non riesce a prendere la palla, quindi palla nuovamente al Padova, che riparte velocemente in attacco, ma la difesa del mezzo corona è ben piazzata ed attenta. Padova che prova a penetrare, ma la difesa le ferma. Centrale Maffoli, Lian. Vanessa Diogap che con un pallonetto beffa Niki Raksica e accorcia a uno le distanze del Padova, quindi mezzo corona avanti ma di una sola lunghezza in questo momento. Qualche errore di troppo prima in attacco per il mezzo corona ha permesso al Padova di ridurre di 2 gol lo svantaggio. Saranovic prende in pieno la traversa, però la palla rimane al mezzo corona perché rimbalza fino a metà campo e di Raksica. Mezzo corona che gira nuovamente la palla dalla valle e il Padova che in contropiede riesce a segnare il gol del pareggio con il numero 33 Maffoli Lian, in un'azione di attacco un po' forzata del mezzo corona ha regalato la palla al Cellini Padova, che in contropiede è riuscita ad agguantare il pareggio sul 6 a 6. Emma Girlanda penetra, subisce fallo e viene ammonito Bevelin e Gianrua del Cellini Padova. Violetta Vegni si appresta a battere la punizione dai 9 metri. Emma Girlanda sempre al centro. Emma Girlanda, tiro in elevazione deviato in fallo laterale dalla difesa del Padova. No, mezzo corona che
nuovamente passione. E Luisa Dalla Valle con un pregevole cambio di direzione riesce ad acquisire un rigore a favore del mezzo corona, che si appresta a battere Ana Saranovic, e anche un'esclusione di 2 minuti per l'ala del Cellini Padova. Saranovic segna il rigore, mezzo corona 7, Cellini Padova 6. Padova con un giocatore in meno. Padova fa girare la palla con un giocatore in meno, senza il pivot. Mezzo corona attento in difesa. Doppio però il numero 4 di Ogap Karel è riuscita ad infilarsi nella difesa, pur essendo in inferiorità numerica, e riportando così il Cellini Padova in pareggio. Mezzo corona che adesso attacca nuovamente, fa girare la palla cercando di ragionare e di costruire un'azione. Luisa Dalla Valle però si finisce sulla difesa del Padova, fallo dei 9 metri, palla a e Ana Saranovic nuovamente da fuori in elevazione trova un bellissimo gol che porta il mezzo corona sull'8-7. Padova che riprende sempre in inferiorità numerica, fa girare la palla a Bevelin, ora a Maffo, ora a Vanessa Diogap, no? E lancio di Saranovic, però Gislimberti, un improbabile pallonetto che si stampa sulla traversa e in mezzo corona spreca un'altra grossa occasione per portarsi sul +2. Il Padova intanto è ritornato a pieni ranghi, quindi adesso attacca con 6 giocatrici perché sono terminati i 2 minuti di esclusione. Bevelin che prova, ma e Raxica ha parato. Adesso mezzo corona che riprende ad attaccare. Gira la palla Dalla Valle, Saranovic, Gislimberti, Saranovic, Dalla Valle. E Vegni, un'ottima, si è girata benissimo, ha provocato un rigore e anche un'esclusione di 2 minuti al numero 4 di Ogap Karel. Nuovamente Anna Saranovic sui 7 metri per il tiro di rigore. E segna la nona rete per il mezzo corona. Mezzo corona nuovamente avanti di 2 lunghezze dopo 15 minuti e 30 del primo tempo. Il mezzo corona è avanti di 2 lunghezze e il Padova attacca in 5 in un'inferiorità numerica per la sospensione di 2 minuti subita a causa del fallo fatto a Violetta Vegni. E Padova che attacca nuovamente, però la difesa del mezzo corona poco attenta lascia spazio al numero 33 Maffo, ma mezzo corona rimette velocissimamente e Vegni segna ancora 10-8 per il mezzo corona. Padova fa girare di nuovo la palla cercando di penetrare la difesa delle padrone di casa.
però non ci sono spazi in questo momento, non ci sono spazi, e Bevelin trova la nona rete per il Padova da fuori in doppio appoggio, trova una passaggio di Gislimberti che però viene intercettato dalla passaggio verso Violetta Vegni che viene intercettato dalla difesa del Padova che riconquista la palla ed ora può attaccare per provare a trovare il gol del pareggio. Mezzocorona 10, Padova 9 dopo 17 minuti. Il numero 33 Maffo Lilian prova il cambio di direzione ma la difesa attenta del mezzocorona fallo, nuovamente fallo dei 9 metri, un tentativo di penetrazione di Maffo non è andato a buon fine perché il mezzocorona attento e Razzica para e il mezzocorona riconquista la palla e può attaccare per provare a portarsi nuovamente sul più 2. Gislimberti, Girlanda, Saranovic, il trio d'attacco sul davanti, palla Saranovic, Violetta Vegni ancora però para il portiere del Cellini Padova e quindi la palla torna alla squadra ospite che può riattaccare per trovare il pareggio. Qualche errore di troppo in fase di realizzazione da parte del mezzocorona che costruisce delle buone azioni però poi non riesce a finalizzarle. C'è stata un'azione un po' confusa a centrocampo quando Gislimberti aveva intercettato la palla, gli arbitri hanno lasciato correre e il Padova ha riconquistato la palla e così si sono trovate le attaccanti del Padova sole davanti al portiere Niki Razzica che ha potuto, non ha potuto nulla. No, Emma Girlanda prova la penetrazione però viene fermata fallosamente, quindi punizione dai 9 metri, batte Violetta Vegni, nuovamente palla Emma Girlanda, no, Luisa Dalla Valle, c'era azione di contropiede da parte del Padova, fermata fallosamente la giocatrice del Padova da Aurora Gislimberti che subisce un'esclusione di 2 minuti. Adesso è il mezzocorona che si trova in inferiorità numerica quando il risultato al 20° del primo tempo è sul 10 pari. Attacca il Padova. Cercando di penetrare la difesa del mezzocorona. Passaggio improbabile da parte dell'attaccante del terzino del Padova che finisce sul muro della palestra e quindi la palla nuovamente al mezzocorona che può riattaccare anche se in inferiorità numerica. Italiano Dalla Valle, Emma Girlanda però passa la palla e viene intercettata dai difensori del Patavini.
però Develin e Garrua incorre in un'infrazione di passi e quindi la palla torna al mezzo corona, che pur in inferiorità numerica riesce a non subire finora reti. Può ragionare ed attaccare nuovamente. Palla italiano, Girlanda, italiano, Emma Girlanda con la palla, Campestrini subisce fallo, nuovamente 9 metri per la formazione del mezzo corona, che può, l'arbitro alza la mano segnando, gioco passivo, però mezzo corona perde la palla, il Padova può segnare e per la prima volta passare in vantaggio portandosi sull'11-10. L'allenatrice Sonia Giovannini del mezzo corona chiama time out. Abbiamo visto sin qui una partita molto molto equilibrata, un mezzo corona che ha commesso qualche errore di troppo in fase di realizzazione, però tutto sommato le due squadre si stanno equivalendo e sicuramente l'allenatrice del mezzo corona sta cercando di riorganizzare le idee delle ragazze, che hanno un po' subito la difesa delle patavine in questi ultimi minuti, in questo ultimo frangente. Vedremo alla ripresa se sapranno dare corso ai consigli. Mezzo corona che riprenderà il gioco sempre in inferiorità numerica, in 5 per l'esclusione per 2 minuti di Aurora Gislimberti. Tutto pronto per riprendere, ecco che il gioco riprende, palla e il mezzo corona è tornato a ranghi interi, quindi tutte e 6 le giocatrici in campo. E mezzo corona che prova ad attaccare, rigore, Emma Girlanda penetra ma Develin e Gianrua difende in area, per cui rigore per il mezzo corona, che può portarsi sull'11 pari. Anna Saranovic segna, 11 pari al 23esimo del primo tempo. Cellini Padova che riprende ad attaccare. Fa girare la palla, cercando di ragionare, cercando di trovare un varco fra le file del mezzo corona. Però Bevelin e Gianrua riesce ad infilarsi fra i difensori della squadra di casa e segna così nuovamente il gol del vantaggio. Cellini Padova 12 e palla favolosa per Violetta Vegni, che si gira in maniera splendida e segna il gol del pareggio, e Diogap Vanessa subisce un'esclusione di 2 minuti per il fallo fatto alla giocatrice, al pivot del mezzo corona. L'allenatore del Padova
ha chiamato il time out per cercare di rimettere a posto alcune situazioni. Il risultato dopo 24 minuti e 13 secondi del primo tempo è di perfetta parità, 12-12, segno che le due squadre si stanno veramente equivalendo sul campo e vedremo come procederà chi più ne avrà per cercare di portare a casa due punti che sono importantissimi per entrambe le formazioni. Per il mezzo corona vorrebbe dire matematico accesso ai play-out, perché si staccherebbe dall'ultimo posto in maniera irraggiungibile, e due punti che il Padova se conquistasse due punti il Padova potrebbero sperare vivamente di non entrare nei play-out e finire il campionato senza dover disputare ulteriori gare. Per Padova, che sta attaccando in 5 per l'esclusione, stanno facendo girare la palla a mezzo corona abbastanza attento, e Garrua va al tiro da fuori, però Nicky Raxica è attenta e para. Mezzo corona che può riattaccare, portarsi in attacco con un giocatore in più per cercare di nuovamente andare avanti di una rete. Saranovic, una nuova traversa di Saranovic, incredibile. La palla però rimane al mezzo corona. Gislimberti però si impappina sulla palla, si palleggia e poi fa infrazione di piede, per cui la palla torna al Padova, che può riattaccare ragionando con calma, visto che si ritrovano in inferiorità numerica. E Padova, che Bevelin e Gianrua libera l'ala Diogap Carrel, che riesce a segnare anche se erano in inferiorità numerica, segna il gol del vantaggio per 13-12. Mezzo corona che fa girare la palla cercando di ragionare e trovare un varco nella difesa del Padova. E Aurora Gislimberti viene liberata sull'ala sinistra da Luisa Dalla Valle e segna il gol del pareggio. Dopo 27 minuti ancora nuovamente pari 13-13. E Padova che attacca facendo girare la palla, cercando di penetrare nelle... e riesce con il numero 4 Diogap Carrel, riesce Campestrini al tiro da fuori, però viene parato dal portiere del Padova, che può riattaccare quando è avanti per 14-13 e mancano 2 minuti e 15 secondi al termine della prima frazione di gioco. Per fortuna che per il mezzo corona che il Padova
si impappina sul passaggio al pivot e perde la palla, quindi il mezzo corona a due minuti dalla fine può riattaccare facendo girare la palla, cercando Gislimberti, si fa fermare dal difensore, cercava di passare la palla a Violetta Vegni, però e Campestrini con uno splendido passaggio libera Gislimberti sui 6 metri che segna il gol del pareggio. Però nella ripresa la difesa poco attenta del mezzo corona si fa segnare, nuovamente Padova in vantaggio e liberata Gislimberti, nuovamente Bevelin e Gianrua, fa un fallo da esclusione su Gislimberti e rigore per il mezzo corona che al 28:58 del primo tempo con Ana Saranovic può provare a riportare il mezzo corona sul pari. Tutto pronto per battere il tiro di rigore, Ana Saranovic sui 7 metri e segna il gol del 15 pari. Padova attacca. Padova attacca in 5 e segna. La difesa poco attenta del mezzo corona che si fa infilare e il Padova si riporta avanti di una lunghezza sul 16-15. 15 secondi alla fine, manca pochissimo. 9 secondi. E il tiro da fuori di Ana Saranovic viene deviato in fondo campo dalla difesa attenta del Padova e finisce così il primo tempo con il Padova avanti di una rete per 16-15. Adesso tutti negli spogliatoi per rimettere a posto le idee e cercare di, nel secondo tempo per il mezzo corona, cercare di riprendere le redi dell'incontro e sicuramente il Padova continuerà a voler portare a casa i due punti che gli permetterebbero di sperare di non finire nei play-out.
tutto pronto a mezzo corona per la ripresa del secondo tempo. Della... gli arbitri fischiano l'avvio con palla al Padova che riprende il gioco seppure in inferiorità numerica. Padova che fa girare la palla cercando di allungare a due. Gira sempre Padova che gira e però questa volta non funziona il giro dell'attaccante Patavino che va a schiantarsi sul difensore del mezzocorona e poi butta la palla in fuori, quindi mezzocorona riprende ad attaccare per cercare il gol del pareggio. Gislimberti Campestrini, Saranovic che segna il gol del 16 pari da fuori, una splendida realizzazione in elevazione e il Padova si ricompatta tutte in campo le giocatrici del Padova, 6 contro 6 in questo momento con Padova in attacco che può cercare, attaccare e cercare il gol del più 1 nuovamente. Ma mezzo corona attento che non vuole farsi e difatti Saranovic stoppa il tiro da fuori dell'attaccante e Campestrini segna da fuori il gol del vantaggio del mezzo corona. Mezzo corona nuovamente in vantaggio dopo 2 minuti del secondo tempo per 17-16. Padova che fa nuovamente girare la palla. La mezzocorona che difende con una 6-0. E Razzica si supera con 2 parate, una migliore dell'altra e Campestrini con un'azione pregevole libera sola Soletta sui 6 metri Violetta Vegni che segna il vantaggio del più 2 per il mezzo corona. Mezzo corona 18 Padova 16. Padova che riattacca nuovamente e mezzo corona schierato con Luisa Dalla Valle riesce a fermare Meneghini che tentava di infilarsi però Beveli Neghianrua segna fallo di Jessica Lona che è entrata in campo e palla nuovamente al Padova che può attaccare per cercare di riportare in parità le sorti dell'incontro. Solita azione d'attacco con mezzo corona che difende sul 6-0 e le giocatrici del Padova che tentano sempre la penetrazione con un cambio di direzione sui giocatori. Gol del Padova su un'azione del numero 33 che riporta il Padova sul pareggio 18 pari. Tutto da rifare. Luisa Dalla Valle si incunea però troppo sotto. Anna Chiara Campestrini che cerca nuovamente il pivot e la difesa fa fallo.
fallo su Violetta Vegni che e Aurora Gislimberti dall'ala segna nuovamente il vantaggio per il mezzo corona che si porta sul 19 pari, però Bevelin e Gianrua sola soletta dai 6 metri spara alto, questa volta rientra Ana Saranovic, esce Emma Girlanda al centro, Anna Chiara Campestrini. Anna Chiara Campestrini. Aurora Gislimberti si incunea e segna il gol del più 2. E altri 2 minuti al numero 8 e Gianrua Bevelin per il fallo fatto su Aurora Gislimberti. Il Cellini Padova nuovamente in inferiorità numerica, attacca quando è sotto di 2 reti al 36esimo, al 36esimo, però su Anna Chiara Campestrini fa un doppio palleggio e il Padova su un errore clamoroso del mezzo corona riprende la palla e in un batter d'occhio ha segnato 2 reti seppure in inferiorità numerica e si riporta sul pari, 20 pari. Mezzo corona adesso che attacca cercando di riordinare le idee, Aurora Gislimberti, Anna Saranovic e Violetta Vegni che segna nuovamente il gol del vantaggio, mezzo corona 21, Cellini Padova 20. Padova rimette da centrocampo, fanno girare la palla le ragazze del Padova, al centro Arubi Fatima, terzino sinistro Maffo, sempre lo stesso schema. Padova che prova a incunearsi, ma il mezzo corona attento in difesa questa volta. Punizione dai 9 metri per il Padova. Mezzo corona che sta difendendo. Palla al mezzo corona, che riprende ad attaccare. Il Padova intanto si è ricompattato, tutti in campo, le giocatrici del Padova. E nuovamente palla, Violetta Vegni che segna il gol del più 2, mezzo corona 22. Cellini Padova 20. Padova torna nuovamente in attacco. Fanno girare la palla. Cambio fra le file delle patavine con il numero 10 Sara Arubi. La difesa del mezzo corona riesce a contenere il tentativo d'attacco delle patavine, che però le ragazze del mezzo corona scappano in attacco.
fischiato sfondo Aurora Gislimberti. E il Padova nel contropiede riesce a pareggiare nuovamente. Altra momento di distrazione da parte del Mezzocorona, che nel giro di un minuto subisce due reti e permette nuovamente al Cellini Padova di pareggiare. Mezzocorona che attacca ancora con Campestrini. Campestrini che dalla valle, che però forza l'entrata dall'ala e se la fa parare, e il Padova segna il gol del più 3. Errori del Mezzocorona che negli ultimi due minuti ha inanellato tre errori consecutivi, permettendo alla squadra avversaria di non solo riacciuffare la partita, ma addirittura portarsi in vantaggio di una rete. Campestrini, Saranovic, Gislimberti. Campestrini segna da fuori il gol del pareggio, 23 pari. Rimessa dal centro per le ragazze di Padova al 41esimo del primo tempo, del secondo tempo, quando mancano 19 minuti al termine della partita. Il risultato è sempre di perfetta parità. All'andata il Padova aveva vinto di una rete grazie al rigore sbagliato al tempo scaduto, rigore sbagliato dal Mezzocorona, che aveva la possibilità di pareggiare, però purtroppo il palo ha fatto sì che la palla uscisse, e così il Padova ha potuto all'andata in casa loro fare suoi tutti e due i punti. Mezzocorona adesso nuovamente in attacco, perché il Padova ha perso la palla e può attaccare per cercare di nuovamente tornare in vantaggio. Di fallo su Violetta Vegni, fischiati 9 metri. Gislimberti, Saranovic, che viene però stoppata dalla difesa del Padova. Gislimberti, Gislimberti che viene toccata, e quindi nuovamente 9 metri, però il Mezzocorona, c'è la mano dell'arbitro alzata sul passivo. Saranovic viene stoppata e quindi il Padova può riattaccare per cercare di portarsi nuovamente in vantaggio, e difatti ci riesce, e addirittura Campestrini subisce anche un'esclusione di 2 minuti. Al 43esimo il Cellini Padova si riporta avanti di una rete, 24-23, e il Mezzocorona è costretto a giocare per 2 minuti in inferiorità numerica. Esce il pivot Violetta Vegni e rientra Emma Girlanda. Mezzocorona che attacca e cerca di penetrare nella difesa del Padova. Gislimberti subisce nuovamente fallo. Emma Girlanda, Gislimberti subisce un altro fallo. Gislimberti, la difesa del Padova è alquanto arcigna ed anche piuttosto dura. Emma Girlanda, altro fallo su Emma Girlanda, però gli arbitri alzano la mano del passivo.
Batti. Il mezzo corona sotto passivo, Saranovic tira, però l'arbitro non dà la rete. L'allenatrice del mezzo corona viene ammonita perché si lamenta perché non hanno dato il gol quando la nostra giocatrice sembrava tutto regolare, però così non l'ha pensata la coppia arbitrale, che hanno fischiato un'infrazione. Padova che attacca, però Bevelin segna il gol del più 2 per il Padova. Mezzo corona che ritorna in 6 in campo. Padova che alza la difesa. Saranovic, Gislimberti prova il tiro in elevazione, ma viene deviato in rimessa dal fondo da parte della difesa patavina. Palla da Gislimberti a Saranovic, Gislimberti. Le ragazze del Padova difendono in maniera veramente molto arcigna, al limite, e Gislimberti in doppio appoggio segna la rete, riporta il mezzo corona a meno 1 dopo 46 minuti. Emma Girlanda, vengono dati 2 minuti a Emma Girlanda per un fallo. Quindi mezzo corona che si ritrova nuovamente in inferiorità numerica. L'attaccante del Padova ha fatto uno fallo di invasione, per cui persa la palla, ridata al mezzo corona che può riattaccare, e riattacca in inferiorità numerica il mezzo corona. Gislimberti che prende il palo netto purtroppo, e il Padova può riattaccare. E con uno splendido gol al volo, Bevelin riporta il Padova a più 2. Quando mancano 13 minuti alla fine dell'incontro. La partita è ancora lunga e può riservare ancora sorprese. Fallo su Violetta Vegni, che era stata servita da Aurora Gislimberti. Anna Saranovic. Mezzo corona che cerca di incunearsi, però Jessica Lona perde la palla, rimessa per il Padova che può attaccare per cercare di portare sul più 3. Intanto il mezzo corona rientra, Anna Chiara Campestrini, e quindi adesso si gioca 6 contro 6.
Bevelin, incontenibile, segna. Bevelin segna il più 3 per Mezzo Corona, che ha chiamato un time out. Sono passati 48 minuti e 34 secondi e in questo momento il Mezzo Corona è sotto di 3 reti. Troppi errori in pochissimi minuti quando era sul più 2 hanno permesso al Cellini Padova di riprendere la gara e poi di staccare le avversarie. È finito il time out che l'allenatrice del Mezzo Corona aveva chiamato per riportare un po' d'ordine nella formazione di casa. Tutto pronto per riprendere il gioco. Violetta Vegni passa la palla a Anna Chiara Campestrini. Mezzo Corona che si riporta in attacco cercando di riacciuffare l'incontro. Il tempo, c'è ancora tempo per poterlo fare. Le ragazze di Sonia Giovannini però devono trovare la giusta concentrazione e la determinazione per far sì fallo su Aurora Gislimberti. Anna Chiara Campestrini segna e riporta a meno 2 il Mezzo Corona. Mezzo Corona 25, Cellini Padova 27. Padova che attacca nuovamente, Mezzo Corona che cercherà di contenere la furia delle avversarie. E con uno schema ben piazzato liberano Bevelin e Gianrua, che segna nuovamente e riporta il Padova avanti ancora di 3 lunghezze. Gislimberti, Campestrini, Saranovic. Nuova palla persa da Jessica Lona e che il Padova che si ritrova a poter attaccare nuovamente per cercare di allungare ancora sul più 4. Palla che gira delle patavine che hanno dimostrato di essere velocissime e determinate. Gli arbitri fischiano un rigore imputando una difesa in area sull'entrata del terzino patavino. Il numero 4 Diog Carel si appresta a battere il tiro dai 7 metri. Elena Pedrone è entrata in porta, ma non c'è niente da fare e il Padova si porta a 29. Più 4 in questo momento quando mancano 9 minuti al termine della gara. Mezzo Corona che ha avuto un blackout e che ha permesso alle patavine di allungare. Anna Saranovic penetra ma non riesce ad infilare la palla e il portiere Sonia Enabulele riesce a parare e a deviare sul fondo la palla. Padova che sta nuovamente attaccando,
E Gianrua questa volta fa sfallo di sfondamento. Mezzo Corona che cerca di riordinare le idee e di riportarsi in attacco e di segnare rigore per il Mezzo Corona per difesa in area. La palla era a Violetta Vegni. Anna Saranovic si porta sulla linea dei 7 metri per battere il rigore e segna, riportando il Mezzo Corona a meno 3, 26 a 29 quando mancano 7 minuti e mezzo al termine della gara. L'allenatore del Cellini Padova chiama time out, forse intuiva che il Mezzo Corona voleva riprendere le redini dell'incontro ed ha fermato la foga delle padrone di casa. Da segnalare che il Pontini ha battuto il Leno per 38 a 23 e che il Malo ha perso con il Salerno in casa 23 a 37, per cui il Malo rimane a 6 punti ma ha ancora due partite da disputare, perché deve recuperare la partita con Cassano della settimana scorsa e poi l'ultima giornata le vedrà opposte proprio al Cellini Padova, mentre il Leno rimane ultimo in classifica a 5 punti e sabato prossimo si giocherà tutto in casa contro il Casalgrande. Intanto la partita è ripresa con il Padova che sta attaccando sul più 3. Solito giro di palla, solita, e purtroppo la difesa del Mezzo Corona poco attenta, ma Campestrini e Vegni fanno qualcosa di pregevole e in un battibaleno riescono a segnare nuovamente, riportando la gara sul più 3 per il Cellini Padova. Cellini 30, Mezzo Corona 27. Palla che gira per il Cellini. E però la difesa del Mezzo Corona poco attenta si fa infilare nuovamente, sfondo di Aurora Gislimberti, e quindi palla nuovamente al Padova che sul più 4 può attaccare quando mancano meno di 6 minuti al termine dell'incontro. Mezzo Corona ha disputato sicuramente una buona gara, ma il Padova sin qui si è dimostrato più determinato, attento e la penetrazione di Meneghini porta un rigore al Padova perché Campestrini difendeva in area. La solita Karel Diogap segna e porta il Padova sul più 5 quando mancano 5 minuti al termine dell'incontro. Cellini Padova 32, Mezzo Corona 27. Gira la palla, fallo su Violetta Vegni,
e Campestrini passa una palla a Saranovic, che però viene intercettata da Bevelin e Gianrua, e il Padova va sul più 6. 33 Padova, 27 mezzo Corona, quando mancano 4 minuti e 15 secondi. Molta più determinazione da parte del Padova e molto meno da parte delle ragazze del mezzo Corona, che sembrano a momenti tirare i remi in barca. Ecco che Emma Girlanda finalmente trova una bella penetrazione e segna il gol del 28 per il mezzo Corona, che si riporta a meno 5 quando mancano meno di 4 minuti al termine dell'incontro. Padova che fa girare la palla senza particolari accelerazioni. Bevelin viene fermata con un fallo da 9 metri, però il numero 33 Maffo Lilian segna mezzo Corona, che si riporta in attacco quando a 3 minuti dal termine è sotto di 6 reti. Molto improbabile poter riprendere la partita in mano. Comunque le ragazze di mezzo Corona, Emma Girlanda segna ancora, e il 29esimo gol, portando il mezzo Corona a meno 5. Padova si riporta in attacco quando mancano 2 minuti e mezzo al termine dell'incontro. Solito schema di gioco del Padova, difesa del mezzo Corona, e Emma Girlanda passa una splendida palla a Anna Saranovic, che da posizione di ala riesce ad infilare il gol numero 30, riducendo il distacco a meno 3 quando mancano 2 minuti al termine della gara. Padova sempre in attacco, Bevelin Padova che sbaglia il tiro, passa Violetta Vegni, la quale segna il gol numero 31 e il mezzo Corona, un minuto e mezzo dalla fine, si riporta a meno 3. Peccato che abbia avuto alcuni momenti di buio, quando addirittura era in vantaggio di due reti, e buio che ha permesso al Padova di allungare e di fare sua la partita. Adesso Bevelin segna la rete numero 35, riportando il Padova sul più 4. Campestrini, Emma Girlanda, Saranovic, Campestrini, quando mancano 59:30 secondi, Emma Girlanda segna il gol, la rete numero 32, mezzo Corona 32, Cellini Padova 35. Mancano 12 secondi, mezzo Corona ha ripreso la palla. Arianna Buratti sola è entrata, però ha sbagliato la porta, e su questo tiro sbagliato finisce l'incontro, che vede vittoriose le ospiti del Cellini Padova per 35-32, in una gara che è stata vibrante,
intensa sicuramente, e che ha visto un Padova più determinato e più concentrato forse, che ha fatto sicuramente molti meno errori del mezzo corona ed è riuscito a finalizzare. Adesso tutto all'ultima giornata, nella quale ci si giocherà l'accesso ai play-out, e l'ultima giornata deciderà quella che sarà la formazione che retrocederà direttamente, perché si classificherà ultima. Tutta invariata la classifica, quindi in questo momento in fondo le tre squadre che si giocano l'ultimo posto, Mezzocorona 6, Guerriere Malo 6 e Leno 5, Mezzocorona che sul Malo a pari punti ha comunque il vantaggio degli scontri diretti, avendo vinto in casa di 3 reti e perso fuori di 1, per cui sabato prossimo, vigilia di Pasqua, tutti davanti agli schermi di Eleven Sport per seguire questa avvincente finale di Serie A Beretta femminile, che deciderà sia i playoff sia i playout retrocessione. Buonasera a tutti.
perché le... Ok. Fai tutto. Allora, dimmi. Allora, Sadi, Sadi e basta. Sadi. S-A-A-D-I. Ne sa dire il... Ok. Siamo con Sadi, l'allenatore del Cellinit Padova, che ha portato via due punti in quel di Mezzocorona, facendo un buon passo verso l'uscita dai play-out. Mi dispiace perché veramente so che questi due punti servano anche a Mezzocorona, che è un progetto come il nostro giovani, che si diverte anche a giocare contro un gruppo giovane, ma anche noi come obiettivo stiamo cercando di lottare, di andare via da questo play-out, perché veramente è una cosa veramente difficile a pensare, che noi tutto questo percorso che abbiamo fatto e giochiamo il play-out, un pochino dispiace. Significa siamo consapevoli che servono anche al Mezzocorona questi due punti, ma abbiamo cercato di chiudere la partita perché ci servono veramente due punti. Sabato prossimo, ultima giornata per voi di campionato, così come per il Mezzocorona della fase regolare, incontrerete una delle dirette concorrenti con il Mezzocorona per la retrocessione diretta, quel Malo. I due punti a voi farebbero comodo per uscire, e cosa ne pensi? Ma assolutamente, sarà una partita anche quella difficile, cerchiamo di giocarla con convinzione di portare due punti e cercare di chiudere, speriamo, perché con questo punteggio adesso non si capisce niente, però cerchiamo di chiudere la questione salvezza diretta. Grazie mille e auguri e in bocca al lupo per il futuro. Grazie a voi, grazie a voi. Violetta Vegni, il pivot del Mezzocorona. Oggi una partita dai due volti, quasi sempre avanti fino a metà del secondo tempo. Sì, no, sappiamo che il Cellini è una bella squadra, comunque combattono, sono forti in velocità uno contro uno. Noi comunque abbiamo fatto una bella partita secondo me, però alla fine hanno lottato un po' di più loro, hanno vinto loro. Settimana prossima, ultima giornata della fase regolare, dove ci si giocherà tutto per non retrocedere direttamente. In questo momento la classifica è invariata, Mezzocorona e Malo a 6 e Leno a 5. La settimana prossima il Mezzocorona andrà a Cassano Magnago, mentre il Malo andrà a Padova e il Leno ospiterà il Casalgrande. Cosa mi dici? E quali sono le speranze o la voglia del Mezzocorona per sabato prossimo? Sì, sabato prossimo Cassano, anche loro sono una squadra che combatte, sono giovani però veloci e forti, e l'hanno anche dimostrato comunque. Quindi noi ovviamente ci prepareremo adesso il meglio possibile, cerchiamo di dare tutto e di vincerla e poi di guardare ai play-out, di dare il meglio anche là. Grazie Violetta e buona serata. Grazie mille.